il mare unisce, la terra non divida. Una sorta di appello nel titolo della conferenza sulle migrazioni organizzata e promossa dal Centro Astalli in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana durante la Giornata Mondiale del Rifugiato 2013. Proporre una nuova immagine dell'Italia perché sia ponte che unisca civiltà diverse e perché sia terra che salva chi fugge da guerre e persecuzioni, questo è il senso dell'evento. La novità è il desiderio di continuare a spendersi chiedendo dignità e diritti per quanti sono costretti a lasciare la propria terra a causa di guerre. Pensiamo alla Siria, pensiamo alle tante persone che ancora devono, per rimanere vive, lasciare la propria terra e venire in Italia, in Europa, cercando opportunità per rimettersi in piedi. E l'Italia è in grado di dare queste opportunità oggi? L'Italia deve crescere nella capacità di offrire opportunità oneste, concrete, per rimettere in piedi le persone che arrivano con un solo bagaglio, questa speranza di rifarsi una vita. Per i rifugiati che arrivano in Italia, il Mediterraneo è una barriera d'acqua sterminata, dalla quale è difficile uscire vivi. Troppo spesso è un mare di morte che inghiotte migliaia di persone in fuga, nella generale indifferenza. Per il fatto di essere senza fissa dimora, i rifugiati come vivono questa accoglienza, questa possibilità di una nuova vita in Italia? Tante illusioni, tante speranze. In concreto, che cosa si profila nel prossimo futuro per questa gente? È un tema che non va affrontato in modo settoriale e in questo momento ancora di più va affrontato non soltanto in Italia come paese unico, ma va affrontato con un'ottica di a livello dell'immigrazione a livello europeo, e credo che su questo l'Italia potrebbe, confrontandosi anche con altri modelli di accoglienza, di inclusione per quanto riguarda i rifugiati, e anche per un percorso proprio di un piano di inclusione nella società, potrebbe anche prendere e adottare modelli che sono adottati in altri luoghi. E quindi questo è un percorso che deve essere fatto non da un solo ministero, non da un unico paese, ma mettere modelli, buone pratiche a confronto e cercare di individuare un modello dove al centro di tutto c'è la persona, al centro di tutto ci sono i diritti. E qual è il modello che secondo lei potrebbe andare bene in Europa oggi? È quello che dà la possibilità a una persona di ricominciare la propria vita. Una persona che arriva in un paese, fugge da una miseria, fugge per persecuzione e arriva in un luogo che gli dà la possibilità di ricominciare una vita. Ricominciare una vita vuol dire riconoscersi sia nella normativa, sia nelle politiche, sia nell'inizio del proprio cammino, di iniziare a porre le basi per rifare tutto un progetto di vita, e lo Stato, qualunque Stato, deve essere in grado di dare questa possibilità, considerando in questo caso possiamo partire anche da alcune basi elementari, partire anche dalla Costituzione, da alcune, e metto qui, cito anche l'articolo 3 che parla di rimuovere gli ostacoli per l'integrazione, l'inclusione di un cittadino. Un rifugiato è un cittadino. Grazie. È intervenuto all'incontro anche il nuovo sindaco di Roma, Ignazio Marino. Si parla troppo poco di rifugiati, e quando se ne parla sembra che il problema dei rifugiati sia il problema del molo di Lampedusa. No, il problema dei rifugiati è un problema strutturale e culturale del nostro tempo, e noi dobbiamo portarlo in questa dimensione. All'incontro era presente anche Rita Visini, assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, che recentemente ci ha accolti nei suoi uffici, rilasciandoci un'intervista speciale, prossimamente sui nostri canali. Renato Berardi per Shaker.